Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Finalmente ci siamo. È uscito il banner di Emperor con il relativo livello 70 di Firion, arma X Plus e meccanica delle armi X Plus anche di Firion. Devo dire che Firion adesso è diventato veramente interessante se consideriamo il fatto che comunque lui stesso abbia una X, un attacco X che è un 100% AOE, quindi molto interessante da questo punto di vista. E finalmente con il 70 ha quella potenza in più che sicuramente non gli fa male. Quindi sono molto tentato anche nel potenziare Firion a discapito di Yuna, ma questo ancora devo decidere bene o male che cosa. Diciamo che cosa succederà in generale, sia tra video pool che proprio in generale. Per cui direi di andare subito all'interno del banner. Non ho ancora farmato tutti i ticket possibili, perché gli altri ticket che si farmano con la coop e con le altre stage, compresi anche i ticket che farmerò con le mastery di Emperor, dato che l'ho già reclutato avendo finito i primi eventi, ho anche già registrato e finito l'evento X, che comunque non so neanche se caricherò sul canale, dato che ormai diciamo gli eventi X sono veramente veramente ridicoli. Però va, diciamo che per completezza probabilmente lo caricherò. Come vedete, abbiamo raggiunto le 16.000 gemme proprio perché durante gli eventi vi ho detto che avrei sicuramente superato le 15k, quindi previsione ampiamente rispettata. Come ticket siamo arrivati all'incirca 80 ticket, come potete vedere siamo a 79 ticket. Potrei fare la Cosmos per averne altri 3 e superare gli 80, però per il momento mi lascio questi, perché male che vada spenderò quegli altri ticket più quelli che farmerò per conto mio, magari in live o comunque off camera. Quindi abbiamo, diciamo, siamo arrivati a questo punto. Detto questo, banner per me assolutamente scusate, assolutamente vuoto, perché ho Gilgamesh già completo, Firion già completo ed Emperor l'unico personaggio che mi manca, quindi spero di trovare qualcosa nei ticket, perché fare le multi in questo banner per me è veramente doloroso. Però non perdiamo più tempo, finalmente ci siamo. Cominciamo dai ticket. Cominciamo con i ticket e vediamo che cosa succede. Spero di trovare almeno le 15 di Emperor per far sì comunque di max limit breakarle senza spendere Power Stone. Sarebbe già una grande vittoria. Poi ovviamente se trovassi altro ben venga, però già le 15 o anche comunque trovare la 35 con i ticket. Sarebbe qualcosa già di eccezionale, sarebbe già una vittoria, ecco. Allora, ci avviciniamo già ai primi 10 ticket, bene o male. Tutti i bronzini. Tutti i bronzini e argenti che non mi servono assolutamente. Abbiamo ancora 60 ticket, quindi alla fine tutto può succedere. Ci avviciniamo ai 20 ticket spesi. Sono veramente concentrato per il momento, ho un silenzio interiore che
che parla da solo praticamente. Ogni qualvolta esce un personaggio interessante, che comunque mi interessa dal punto di vista del gameplay, è sempre una tortura dover pullare. Soprattutto pullare questi ticket che magari dici conservi e speri di ottenere qualcosa. La 15 di Gilgamesh. Quindi Power Stone, cominciamo con le Power Stone, perché vi ripeto, tutte le armi di Gilgamesh e di Firion qua per me sono Power Stone, assolutamente. Le uniche che cerco, addirittura 15 di Quistist. Diciamo che cerco solo le armi di Emperor. E tra l'altro non sto ottenendo una ceppa. I peggiori ticket comunque. Cioè, i peggiori ticket 2 oro in quasi 40 ticket è veramente brutto. Veramente, veramente brutto. Una media che fa pensare. Mamma mia, un massacro, ragazzi, un massacro. Siamo quasi a 30 ticket rimasti. Altra orb grigia. Kane, what? Un'altra off banner. Cioè, assurdo. Cioè, trovare l'off banner è veramente assurdo. Quasi ultimi 20 ticket. Altra orb grigia. Oh, la 15 di Emperor. Beh, dai, almeno ce l'abbiamo fatta. Almeno a prendere un'altra 15 ce l'abbiamo fatta. Che sono due adesso. Un'altra 15 di Gilgamesh. Stanno iniziando a girare i ticket forse, verso la fine. Mi danno questa vampata di speranza. Anche se non credo, però. Però vabbè. Stiamo avvicinando alla fine. Ultimi 10 tickets. Una strage, ragazzi, una strage. Praticamente 80 ticket bruciati.
A parte l'unica 15 che abbiamo ottenuto, che alla fine va bene, sono delle Power Stone risparmiate, ma niente di che, cioè non ho trovato neanche la 35. Vabbè, la ex, ok, la ex sarebbe stato fin troppo bello, ma neanche la 35. Ultimi due ticket. Wow, che ticket. Veramente, veramente brutti. Niente, a questo punto andiamo di multi, perché qua devo andare con le multi. Quindi, prima multi. Non c'è stato il connecting infame, quindi sono sicuro di non aver trovato nulla. Firion, la ex di Firion, dannato. E un'altra 15 di Emperor. Ok, ovviamente la ex di Firion era palese mi uscisse, dato che già ce l'ho. Se avessi cercato solo questa, sarebbe stato perfetto, ma ovviamente no, perché è giusto che sia così. Seconda multi. Però buona che mi sono uscite 4 oro. Almeno recupero qualcosa di Power Stone. Mi manca l'ultima, se non sbaglio, forse. Sì, forse l'ultima per max limit breccare la 15 senza Power Stone. Mamma mia. Cioè, gli off banner, pure gli off banner mi escono. Mi escono pure gli off banner. Ultima multi. No, un monoro, no, ti prego. Cioè, veramente. Mamma mia. Niente. Quando proprio il gioco ti dice no, è no. È inutile. Quando ti dicono no, è no. C'è poco che fare. Ho trovato addirittura l'altra ex di Firion, che già ho, pur di non darmi. Niente, ragazzi, veramente assurdo. Veramente assurdo. Non pensavo mi trollasse così forte il gioco. Comunque, c'è da dire che ho da prendere altri ticket ancora, quindi alla fine non è tutto perduto, ecco. Però diciamo che per questa prima parte di pool, per quanto riguarda Emperor, è stato un completo fallimento. È stato veramente un completo fallimento, per cui niente, per il momento è tutto. Vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima.